Da Radio Luna, Enzo Coletta presenta Chiari di Luna. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare. Da Enzo Coletta, buongiorno. Per speciale Chiari di Luna siamo al San Camillo di Roma ed è con noi il dottor Luca Chianura. Buongiorno, dottore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E grazie per averci concesso questa intervista esclusiva e davvero interessante. E il dottor Chianura è il responsabile dell'equipe di intervento clinico sull'identità di genere. Ecco, ci dice di cosa si tratta? Sì, il servizio è attivo dal 1992 e si prefigge tra i suoi obiettivi di accompagnare le persone con disturbo dell'identità di genere, quelle che venivano chiamate, diciamo, un tempo transessuali, dal primo contatto sino all'intervento chirurgico. Chiaramente non tutte le persone arriveranno all'intervento chirurgico perché ci sono condizioni e disagi diversi su cui torneremo. Da quanto tempo è noto questo fenomeno, se è possibile chiamarlo fenomeno o disturbo dell'identità? Ma sì, fenomeno, mi corregga se i termini non sono giusti, dottore. Ma fenomeno viene da uno dei primi studiosi, Harry Benjamin, che parlò di fenomeno transessuale. Però ecco, non c'è nulla di fenomeno, di fenomenale o di particolare. È un tipo di disagio, appunto disturbo che diciamo che mette difficoltà alle persone, in quanto appunto si sentono di appartenere di avere un'identità psicologica diversa da quella fisica. Quindi io maschio biologico, che a livello funzionale, genetico, ormonale sono assolutamente maschio, mi sento a livello psicologico, mi sento una femmina e pertanto desidero adeguare i miei caratteri sessuali al sesso femminile. Ecco perché parliamo di servizio di adeguamento, perché il sesso non si cambia. È come livellare, no? Livellate, adeguate l'aspetto psichico all'aspetto anche fisico, no? Esattamente, cioè, sì. Quindi attraverso terapia ormonale prima e intervento chirurgico dopo si adegua il proprio corpo alla propria identità psicologica. Ecco, mi faccia dire che l'argomento riveste carattere di grande attualità e nel contempo necessita di attenzione e rispetto verso coloro che si rivolgono a voi perché intendono chiedere la rettificazione di attribuzione di sesso, che altro non è che il cambio di sesso, no? Per rendere il discorso duttile e comprensibile a tutti. Sì, anche se, ripeto, il sesso appunto non si cambia, appunto si parla di rettificazione chirurgica e anagrafica, quindi attraverso interventi chirurgici poi si cambiano anche i documenti e quindi a livello anagrafico si hanno dei nuovi documenti. La legge regionale numero 59 del 90, mi sembra, ecco, cosa recita, che cosa indica? Allora, la legge individuava nel San Camillo, nell'ospedale San Camillo, il centro di riferimento regionale, cioè dava all'amministrazione ospedaliera il compito di costruire, di creare un servizio ad hoc per questo tipo di disagio. La legge italiana è quella dell'82, cioè la legge sulla riattribuzione chirurgica di sesso. Quindi ci si è mossi abbastanza tardi, poi appunto nel 90 è stato individuato il San Camillo, nel 92 effettivamente è stato aperto il servizio e sono iniziati anche i primi interventi chirurgici. Chi era il governatore regionale nel 90? Mi sfugge. Forse Badaloni? No, Badaloni è più recente. È più recente, sinceramente. Vabbè, non me lo ricordo. Va bene. L'intervento, è un'altra curiosità, è gratuito solo qui oppure ci sono altri centri? No, gli interventi chirurgici sono gratuiti sia nel percorso femmina verso maschio sia nel percorso maschio verso femmina, quindi sono gratuiti su tutto il territorio nazionale, ovviamente negli ospedali pubblici.
ospedali pubblici che quindi non è solo qui a Roma, ci sono altri centri chirurgici che sono al sud, a Napoli e a Bari, e al nord Torino è stata una vecchia, diciamo, uno dei primi centri. E attualmente, un centro pilota, no? Sì, uno dei centri pilota, e attualmente c'è Milano, Bologna e Trieste. Queste sono le città con centri pubblici specializzati, cioè in cui c'è comunque un'equipe psicologica e medica chirurgica, cioè quello che c'è anche qui, che appunto accompagna le persone durante il percorso. Per chi ha bisogno e volesse trovarvi, ecco, va su internet, cosa deve digitare? Qual è l'URL? Ma diciamo che in effetti ormai la maggior parte degli utenti arrivano attraverso internet. Esatto. Oggi come oggi è il primo mezzo per arrivare a noi. Quindi basta, come dire, digitare disturbo dell'identità di genere, transessualismo. Oggi ci sono anche molte associazioni di transessuali che comunque lavorano in diverse sedi nelle città italiane. Diciamo, oggi c'è sicuramente maggiore sensibilità e informazione sul tema. Ecco, mi faccia ricordare, abbiamo nominato internet, mi faccia ricordare che questo programma è possibile riascoltarlo sul web, andando sul sito www.enzocoletta.tv.it oppure sulla web radio che appartiene al gruppo AB Channel di Sky, canale 920. Allora, riprendiamo il nostro discorso con il dottor Luca Chianura, che è il responsabile dell'equipe di intervento clinico sull'identità di genere. Per questa edizione straordinaria di Chiari di Luna siamo venuti a Roma a trovarla, dottore, al San Camillo, proprio per non farle perdere i ritmi che lei ha, incalzanti, ci aveva chiesto questa cosa. L'abbiamo fatta volentieri, davvero. Vi ringrazio molto della disponibilità. Allora, per chi vive questa metamorfosi, cosa rappresenta per lui? Un problema, un disagio, un'incomprensione totale delle persone che ti conoscono, spesso incredulità anche da parte degli stessi genitori, è così? Sì, è un po' così, c'è un po' di tutto, è un disagio molto forte che si manifesta sin dalla tenera età, nella stragrande maggioranza dei casi. Significa che già intorno ai 4-5 anni noi abbiamo tantissime storie che abbiamo sentito, c'era già un disagio, quindi una percezione di un qualcosa che non andava, in quanto si desiderava ad un certo livello già essere, appunto, appartenere all'altro sesso. Non per caso abbiamo anche aperto, appunto, un servizio per i bambini, cioè un servizio per l'età evolutiva, cioè per persone minorenni, quindi appunto dai 4-5 anni sino appunto ai 18 anni, che è il primo servizio in Italia esistente su questo tema, proprio perché il disagio molto spesso, se non sempre, è un disagio molto precoce, quindi che parte nella primissima infanzia e per poi in un certo senso esplodere durante l'adolescenza, perché poi l'adolescenza è il periodo in cui, diciamo, ovviamente attraverso gli ormoni, quindi tempesta ormonale, sviluppo fisiologico, si ha una definizione più chiara della propria sessualità. Ecco, si può correggere questo disagio arrivando in età, magari in età della pubertà, per esempio, no? Senza arrivare magari all'età della... Sì, nel senso che non tutti, appunto, non tutti i bambini che presentano delle problematiche relative all'identità di genere poi hanno uno sviluppo verso, appunto, un transessualismo in età adulta. Piuttosto si dice, nelle poche ricerche che ci sono in ambito internazionale, che una piccola parte di queste persone, di questi bambini, poi sviluppano un transessualismo in età adulta. Però è chiaro che è un disagio che nasce molto presto e che quindi, al di là poi dello sviluppo successivo, possiamo immaginarci quanto può essere difficile per un bambino semplicemente giocare con le Barbie ed essere accettato dai propri coetanei.
Sì, ma anche i genitori non riescono ad accorgersene, no? O anche i genitori, sì. Chiaramente. Anche perché non c'è la comunicazione specifica da parte del figlio, del bambino. Sì. Non riferisce esattamente, sì, anche che se, sono i desideri primitivi. Anche se ci sono appunto anche già bambini di 4-5 anni che dicono chiaramente ai genitori quando diventerò femminuccia. Cioè, nel senso che in alcuni casi viene proprio esplicitato il desiderio, quindi non ci sono soltanto, come dire, dei sintomi precisi, in alcuni casi ci sono delle esplicitazioni, delle espressioni verbali vere e proprie. In questo caso i genitori cosa devono fare? In questo caso noi... Qual è il consiglio che lei dà? Ma diciamo a livello della letteratura internazionale si raccomanda ai genitori comunque di far in un certo senso di far sviluppare il bambino secondo i propri desideri e potenzialità, cioè nel senso che non vanno represse le tendenze verso l'altro sesso, anche perché non avrebbero né avrebbe un'utilità e molto spesso hanno anche una funzione, come dire, repressiva e negativa nei confronti del bambino che già verrà e viene discriminato all'interno del gruppo dei pari, perché poi non viene accettato né dai maschietti, ma tantomeno viene accettato dalle femminucce, molto spesso. Ci fermiamo, dottor Chianura, per una breve pausa musicale. Restate con noi, Chiari di Luna, Fascia del Mattino, Radio Luna, e abbiamo in studio, gradito ospite, il dottor Luca Chianura. Siamo qui al San Camillo, è uno studio volante, uno studio in esterno, allestito grazie alla consulenza tecnica di Emiliano Bucci. Restate con noi. Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare. Sotto le ciglia di questi alberi, nel chiaroscuro dove son nato, che l'orizzonte prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordarmi che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica. Dormiveglia della corriera, lascio l'infanzia contadina, corro all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione, mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.
viso tenero di verde foglia, dai suoi capelli sfilo le dita, quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un balcone. Umatu, usseu, asenda, a escola, a igreja, a desonra, a saia, o esmalte, o espelho, o batom, o medo, a rua, a bombadeira, a vertigem, o encanto, a magia, os carros, a polícia, a canseira, o rio, o noivo, o cavalo. Eccoci tornati in diretta con il dottor Chianura, Chiari di Luna, edizione straordinaria, e riprendiamo il nostro discorso. Stiamo parlando dell'intervento clinico sull'identità di genere. Difatti il dottor Chianura è il responsabile di questa equipe che si occupa di questo importante settore. Allora, dove trovano il coraggio per affrontare questo passaggio, questo difficile passaggio, dottore? Forse è tanto il mal di vivere, è tanto il disagio procurato che procura questo squilibrio, no? Sì. Che alla fine uno affronta tutto quello che c'è da affrontare, tutte le difficoltà. Sì, il coraggio viene da un malessere molto intenso, che in un certo senso, tra virgolette, costringe le persone a fare un determinato percorso. Un determinato percorso che poi prevede una terapia ormonale che dura tutta una vita, perché la terapia ormonale continua anche dopo gli interventi chirurgici ed è necessario continuarla, e che prevede appunto gli stessi interventi chirurgici, che sono, diciamo, operazioni molto complesse che possono avere delle complicanze come qualsiasi tipo di operazione, e che sono comunque irreversibili, per cui, diciamo, non si torna più indietro dopo un intervento chirurgico. Possiamo magari, per sommi capi, se è il caso, di descrivere questo tipo di intervento? Sì, diciamo, i maschi biologici si devono sottoporre essenzialmente all'intervento di vaginoplastica, cioè quindi un primo intervento demolitivo a livello del pene, per poi diciamo, nello stesso intervento si fa la ricostruzione, quindi si ricostruisce una neovagina, così viene chiamato in ambito chirurgico, e questo permette appunto poi il cambiamento dei dati anagrafici. Il maschio biologico di solito fa anche la mammoplastica additiva, cioè un intervento al seno con un inserimento di protesi per il seno. La femmina biologica invece, che vuole fare questo tipo di percorso, secondo la legge, per cambiare i dati anagrafici deve fare l'intervento di asportazione di utero e ovaie e l'intervento di asportazione del seno, quindi una sorta di mammoplastica riduttiva. Dopodiché chi vuole, quindi secondo il desiderio della persona, si può sottoporre anche all'intervento di falloplastica, quindi la ricostruzione di un neofallo che ha, diciamo, una funzione anche urinaria, sessuale e funzionale. Chi è stato il primo ad eseguire questo intervento?
così particolare? Diciamo, i primissimi interventi sono stati fatti nella mitica Casablanca, dico mitica perché c'è... Ricordo, diciamo, sì, c'è tutta una letteratura, c'è no? Tutta una letteratura, certo. Al riguardo, poi diciamo si è esteso ovviamente a livello mondiale. Quindi ormai sono tantissimi centri a livello mondiale che fanno questo tipo di interventi. La casistica, dottor Chianura, è a favore della donna che poi vuole essere uomo oppure il contrario? Ma ci sono più uomini biologici, quindi c'è una maggiore prevalenza di uomini biologici rispetto alle donne biologiche, però è opportuno sempre ricordare che sono tantissime le donne biologiche, perché poi di questo tipo di dimensione non si parla quasi mai, cioè certo. Sembra, cioè a livello anche mass mediatico, a livello di rappresentazione collettiva, sì, non ci va mai no, diciamo c'è soltanto l'uomo che fa questo tipo di percorso, invece non è assolutamente così. Per uomo biologico diamo la definizione in modo da far capire bene. Sì, io dico uomo biologico nel senso, cioè uomo che a tutti gli effetti, quindi a livello genetico, ormonale e fisiologico, diciamo è uomo, quindi con cromosomi XY ben precisi. Ecco, qualora se ne faccia richiesta e il soggetto viene ritenuto idoneo, no? Immagino da una commissione, no? Da voi, no? Sì. Voi rilasciate questa idoneità. Ecco, chi autorizza l'intervento chirurgico vero e proprio? Sì, infatti noi lasciamo appunto una relazione psicologica e psicodiagnostica con una diagnosi di disturbo dell'identità di genere ed è la persona che attraverso un avvocato si presenta al proprio tribunale di residenza e quindi poi è il giudice, quindi nominato dal tribunale, che dà la definitiva autorizzazione per gli interventi chirurgici. In un certo senso il giudice autorizza il chirurgo ad asportare degli organi sani, questo è il senso della legge. Certo, perché la difficoltà è proprio questa, no? La normalità è proprio questa qui, cioè quando si asporta un organo sano potrebbe essere sì, in controtendenza con quello che dice la legge. Sì, e quindi forse per questo interviene proprio la giurisprudenza che autorizza la scienza, diciamo, ad intervenire. Sì. Quindi noi facciamo una parte appunto di psicodiagnosi, certifichiamo l'eventuale presenza del disturbo e dopodiché è la persona che si rivolge al tribunale e quindi avvia l'iter legale. Mentre per il cambio anagrafico del nome proprio e del sesso registrato alla nascita, ecco, qual è l'iter? L'iter è che appunto conclusi gli interventi chirurgici in un certo senso si va di nuovo davanti al giudice con le cartelle cliniche dell'ospedale, del centro in cui sono avvenuti gli interventi e il giudice dà disposizione all'anagrafe per il cambiamento di tutti i dati, quindi significa che la vecchia identità anagrafica viene cancellata per sempre da tutti i registri, quindi poi ovviamente si cambia quindi, diciamo, tutti i documenti di identità, anche i diplomi stessi di scuola, universitari, e quindi in un certo senso viene cancellata completamente la vecchia identità anagrafica. Allora, dottor Chianura, se lei è d'accordo, ci rifermiamo un attimo, diamo un po' di respiro, ascoltiamo un po' di musica, ricordandovi che per speciale Chiari di Luna stiamo intervistando presso l'ospedale romano San Camillo il dottor Luca Chianura dell'equipe di intervento clinico sull'identità di genere. Restate con noi. Scuola con noi, sottile e pallido, un po' perso, tu già da noi così diverso, triste. Penso a te, ricordo si rideva tra noi.
quel tuo sguardo di bambina, di quella tua dolcezza strana, triste. Speciale Chiari di Luna, siamo venuti a trovare al San Camillo di Roma il dottor Luca Chianura. Allora, dottore, riprendiamo il nostro discorso sul cambio di genere oppure di sesso. Chi si rivolge a voi inizia un percorso difficile, impegnativo, costante, che deve seguire una certa direzione. Ecco, qual è questa direzione che voi indicate, proponete? Diciamo, appunto, la direzione è una prima fase di valutazione psicodiagnostica, come dicevo prima, che deve portare appunto ad un'eventuale diagnosi. Dopodiché si inizia di solito una psicoterapia, quindi un sostegno psicologico, all'interno del quale poi si concorda l'inizio della terapia ormonale. E quindi per un periodo variabile, che diciamo che va da 1 o 2 anni, si dovrebbero effettuare degli incontri di psicoterapia prima dell'intervento. Questi sono gli standard dell'Osservatorio Nazionale sull'identità di genere al quale il servizio aderisce. Purtroppo la legge non dice nulla, questa legge dell'82 non dice nulla né riguardo il trattamento ormonale né riguardo la psicoterapia. Quindi ecco perché i vari centri nazionali si sono riuniti in questo osservatorio e hanno dato delle linee guida da seguire che valgano per tutti i centri. Quindi si parte dalla psicodiagnosi, psicoterapia, poi terapia ormonale e quindi interventi chirurgici. È così per tutti oppure per ognuno viene personalizzato un percorso? Beh, sicuramente è personalizzato il percorso, sia perché non sempre le situazioni sono così lineari, nel senso che ad esempio ognuno ha una storia a sé. Ognuno ha una storia a sé, qualcuno arriva già con la terapia ormonale avviata.
E poi non tutte le persone che si rivolgono al nostro servizio sono, come dire, valutabili nel senso di un disturbo dell'identità di genere in senso chiaro e definito. Quindi varia anche il tempo, no? La durata. Sì, varia la durata e variano ovviamente anche le persone, le condizioni delle persone, nel senso che poi questo servizio noi lo definiamo per i disturbi dell'identità di genere, cioè non tutte le persone arrivano all'intervento e non tutte le persone devono arrivare all'intervento, nel senso che in alcune situazioni l'intervento chirurgico non sarebbe la soluzione al proprio malessere. Quindi non rilasciate l'idoneità. Esattamente, certo. Non rilasciamo l'idoneità e cioè cerchiamo di comunque di prendere in cura la persona, ma non con l'idea dell'intervento che appunto in alcuni casi potrebbe essere deleterio per certo, la vita della persona. Certo. E magari il soggetto non è a conoscenza di questo, no? Pensa magari di risolvere con l'intervento. Esattamente. E quindi voi indicate anche la strada da seguire, può essere una psicoterapia. Sì. Ecco, quali tipi di consulenza offrite? Ovviamente a parte le psicoterapie individuali, noi facciamo degli incontri di gruppo. Lei è uno psichiatra, dottor Chianone? No, psicologo, psicoterapeuta. Sì. Quindi come psicoterapie di gruppo abbiamo visto che sono state molto utili e funzionali per le persone, anche per una dimensione di riconoscimento tra loro, come dire, anche per la sensazione di non essere soli e unici in questo tipo di disagio. E poi soprattutto offriamo anche le diciamo incontri, colloqui familiari, perché è di coppia, perché chiaramente la famiglia d'origine e comunque il partner coinvolto, diciamo, sono le persone che in un certo senso anche loro fanno un percorso con l'interessato. Pensiamo ovviamente soprattutto alla famiglia d'origine, quanto comunque ovviamente una comunicazione di questo tipo, una situazione di questo tipo può creare tantissime difficoltà e disagi ovviamente nel padre, nella madre, nei fratelli e sorelle, se non anche nella famiglia allargata. Quindi ci teniamo molto che il sostegno sia dato a tutta la famiglia. Vi è mai capitato di dover essere stati voi i primi ad avvertire i genitori del disagio? Ma sì, in un certo senso sì. Diciamo, è capitato qualche volta? Sì, in questi incontri. Magari il figlio non ha il coraggio di affrontare questa realtà e di renderla nota, di comunicarla ai propri genitori e quindi vi sì, prega, vi chiede. Magari diciamo un vostro... durante le sedute chiaramente è capitato di, come dire, che il tema venisse fuori in maniera chiara per la prima volta. C'è una grande difficoltà nell'accettare da parte dei genitori una realtà del genere, no? C'è una difficoltà, questa ovviamente è variabile al però di là. Dopo si supera. Non sempre. Oggi non ci sono più quelle situazioni di 20-30 anni fa, anche questa abbastanza mitologiche, cioè del figlio cacciato di casa. Voglio dire, c'è anche chi per ignoranza mantiene dei rancori. Sì, non ci sono più delle situazioni molto pesanti, però chiaramente, ma questo lo possiamo immaginare tutti, cioè chiaramente per una famiglia è una situazione molto delicata e non si può pretendere anche da un genitore di accettare certo. Immediatamente e subito una situazione del genere. Certo, certo. Lei in questo caso cosa consiglia a questi ragazzi, a questi giovani che magari decidono di cambiare sesso, no? Rispetto... Di dirlo subito ai genitori oppure di trovare delle parole e circostanze giuste, no? Magari. Non portare avanti il segreto per tanto tempo. Quello sicuramente. Infatti bisogna raccontarsi, bisogna spiegarsi, cioè bisogna anche un po' mettersi nei panni dei genitori, quindi diciamo sforzarsi di poter raccontare poi un disagio che chiaramente alla maggior parte delle persone è sconosciuto,
certo. Perché nessuno di noi, diciamo, pochissime persone si sono mai chieste: ma sono maschio o sono femmina, come sto col mio corpo, cioè cose per noi abbastanza scontate, quindi sono di difficile comprensione anche per noi stessi operatori. L'affermazione mi sento donna, cioè apre un mondo, però che cosa significa? Quindi è necessario raccontarsi, è necessario spiegare alla propria famiglia. E di trasmissioni che parlano di questi casi ce ne sono davvero poche. Ecco, per questo che appunto ho indicato questa trasmissione come edizione straordinaria, perché per noi è straordinario ed importante parlare di questo argomento, no? Beh, anche di interviste lei ne farà poche, dottore, no? Sì, qualcosa si muove negli ultimissimi, negli ultimissimi anni, però anche per noi poi è importante, è fondamentale fare informazione su questo tema. I media dovrebbero occuparsi di più di questo problema e quindi di questa situazione. Non lo chiamiamo problema, perché come lo vogliamo chiamare, dottore? Ma, di questo settore, di questo argomento, di sì, questa, anche condizione esistenziale, di questa condizione esistenziale. Perché mi sono affidato a lei, che è psicologo, e quindi sì, poteva fornirmi sì, il termine giusto, e lo ha fatto, perché è una condizione umana di cui si scrive e si racconta dall'antichità, dalla mitologia greca alle tribù più disparate esistenti nel mondo, quindi diciamo una condizione sempre esistita nella storia dell'uomo. Quindi la natura è sempre stata bizzarra, no? In questo caso possiamo dire che la natura è sempre stata bizzarra, come lo è anche negli animali, nelle piante, dove esiste l'ermafroditismo, cioè la copresenza, certo, di parti femminili e maschili. Cioè, per i cagnolini, per esempio, è una norma, no? Voglio dire, questo aspetto. Sì, sì, ci sono tante razze animali, non solo i cani. Ecco, invece il servizio che voi offrite indica diverse modalità e livelli di intervento. Ecco, quali sono queste? Possiamo ricapitolarle, queste modalità, questi livelli di intervento? E, diciamo, come modalità, noi fissiamo di solito un primo colloquio, e inizia appunto una fase di conoscenza, di informazione da parte nostra e appunto di valutazione. Quindi si apre tutta una prima fase in cui essenzialmente si valuta la domanda della persona, si fanno una serie di test psicologici e di accertamenti medici per avere un quadro globale della persona. Poi dopodiché effettivamente inizia appunto il percorso psicoterapeutico vero e proprio, e di qui appunto la terapia ormonale, che provoca già appunto dei cambiamenti fisici abbastanza evidenti. Dopo l'idoneità sempre, no? Dopo l'idoneità. Certo. E dopodiché appunto la psicoterapia accompagna le persone sino all'intervento chirurgico e anche alcune volte anche dopo l'intervento, perché non è che l'intervento conclude ovviamente, diciamo, conclude la parte più burocratica anche col cambiamento appunto dei dati anagrafici, però chiaramente in alcune situazioni c'è anche bisogno di un sostegno dopo, quindi post operazione, in quanto anche soltanto a livello corporeo c'è la necessità di abituarsi, tra virgolette, ad un nuovo organo genitale, ad una nuova sessualità anche. Ecco, l'intervento è irreversibile, come lei ha detto, ma è durevole nel tempo? Durevole nel senso degli effetti? No, come struttura, voglio dire. Resiste la struttura nel tempo? Sì, perché sì, per sì, esempio per le protesi, no? La protesi, una normale protesi di anca, per esempio, ha una durata, poi occorre riintervenire. No, in questo caso. No, diciamo che a parte le protesi al seno, che come accade sì, anche nella donna, diciamo, vanno sostituite. Però appunto a livello della vaginoplastica è un intervento, poi di solito non ci si mette più mano, cioè quindi è durevole per sempre. Mentre sì, nell'altro caso? Nell'altro caso, ad esempio, si usano delle protesi
nella falloplastica, cioè in pratica si costruisce un neofallo e vengono inserite delle protesi peniene che permettono appunto la funzione sessuale. Sono delle protesi simili a quelle usate nell'impotenza maschile, e va bene, anche lì, lì è un po' diverso, quindi nell'adeguamento femmina-maschio, diciamo, ci sono più complicanze di solito, anche in relazione alla protesi, ed essenzialmente il discorso è che la costruzione di un nuovo organo è molto più complessa, quindi l'intervento di falloplastica è molto più complesso rispetto all'intervento di vaginoplastica. Ma fa riferimento anche a tecniche elettroniche, questo nel caso donna-uomo, in caso di falloplastica? Ma diciamo si tratta di c'è anche l'elettronica un po' che no, è una no. componentistica di questo. No, assolutamente no. No. Diciamo per la falloplastica si usa un lembo, cioè una parte di pelle del corpo che diciamo attraverso una serie di tecniche diventa un pene. Che però appunto può andare incontro a delle complicanze chirurgiche, diciamo post-operatorie. Tipo rigetto, no? Non proprio come rigetto, però intolleranze. Sì, diciamo la costruzione di un organo genitale maschile è molto complessa. Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año. A pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Allora, stiamo intervistando, per chi si fosse posto in ascolto solo ora, il dottor Chianura,
E stiamo parlando appunto dell'adeguamento tra personalità fisica e psichica. Ho detto bene, dottor Chianora? Adeguamento, si parla di adeguamento. Conosciamo l'atteggiamento degli uomini nei confronti di chi decide di cambiare sesso, o per meglio dire ritrovare la sua identità naturale. Ecco, ma mi viene da chiederle una cosa, ecco, qual è la posizione della Chiesa? Ma la posizione della Chiesa... Se vuole può non rispondermi, perché... Ma è un argomento complesso. È un argomento complesso. Effettivamente, proprio 3 giorni fa, il Papa ha ribadito la differenza di genere, che esistono solo 2 sessi, quindi maschio e femmina. Diciamo, la posizione della Chiesa rimane comunque, a livello delle gerarchie, rimane abbastanza. Rigida nelle proprie posizioni, diciamo. Sì, se andiamo, come dire, nella chiesa più vicina alle persone, quindi sì, parlo delle parrocchie, parlo dei singoli, sì, preti, che comunque possono, del parroco, del quello che lo fa con grande amore e dedizione. Esattamente, sì. Diciamo, noi abbiamo avuto anche testimonianze di persone che si sono avvicinate e che comunque sono state accolte, seppure nella loro diversità. Certo. Però la posizione delle gerarchie rimangono rigide, come su altri temi. So che questo argomento può suscitare ilarità, polemiche e critiche, ma è bene parlarne, proprio per informare e per evitare che giovani si tolgano la vita, proprio perché stanchi di essere derisi o considerati dei fenomeni da baraccone. Ecco, queste persone che non vogliono rispettare la libertà altrui abbiano sulla coscienza tutti quei casi dove è accaduto, ahimè, l'irreparabile. E di casi ce ne sono molti. L'ultimo, il giovane che si è tolto la vita, mi sembra giù in Sicilia. Allora, dottor Chianora, di questi dipartimenti SAIFIP, che vuol dire Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica, come abbiamo detto prima, ne esistono solo 2, uno a Roma e l'altro a Bari, oppure ci sono anche altri centri? A parte Torino... Sì, come dicevo prima, il Torino è stato uno dei primi con Roma, adesso c'è Napoli, Bari, Bologna, Trieste e Milano. Questi sono i centri pubblici che fanno questo tipo di intervento, perché c'è da dire che diciamo, l'intervento è possibile farlo anche privatamente, quindi appena arrivata la sentenza del tribunale ci si rivolge ad una clinica privata che fa questo tipo di interventi. E ovviamente si evita la lista d'attesa e diventa tutto molto più sbrigativo. È costoso un intervento genere? Costoso, certo. Sì. Allora, siamo giunti quasi, il tempo è volato, dottor Chianora, siamo giunti quasi al termine del nostro incontro, e visto che dobbiamo informare, facciamolo sino in fondo. Vogliamo scandire, io almeno vorrei scandire l'etimologia di alcuni termini. Ecco, allora iniziamo subito, magari brevemente, cosa si intende per identità di genere? L'identità di genere è il nostro senso, quindi la nostra percezione di essere maschio o di essere femmina. Eterosessualità è la stessa cosa praticamente, no? Qui appunto arrivano molte confusioni anche degli stessi, sì, poi colleghi professionisti che, diciamo, non si sono mai occupati del tema. Sì. Diciamo, l'etero, l'uomo, la bisessualità riguarda un piano, cioè riguarda il nostro orientamento sessuale, cioè quindi da chi veniamo attratti, quindi eterosessualità veniamo attratti dall'altro sesso, omosessualità dal nostro sesso, la bisessualità da entrambi. Tutto ciò non ha niente a che fare con il disturbo dell'identità di genere, è nel senso che il problema, tra virgolette, delle persone transessuali non riguarda affatto etero o omosessualità, riguardo proprio appunto l'identità di genere, quindi la propria percezione di, appunto, di appartenere al sesso femminile nel momento in cui si è appunto un maschio a tutti gli effetti. È una sensazione intima, no?
È una sensazione intima, ripeto, molto difficile poi da capire per chi si è sentito sempre a posto con il proprio sesso biologico, certo. Però appunto sono situazioni completamente diverse. Infatti l'omosessuale sta bene con il proprio corpo, ha una propria percezione positiva e non andrebbe mai a pensare di cambiare i propri caratteri sessuali, proprio perché sta bene. Il transessuale, il bisessuale è lo stesso, no? Il bisessuale è lo stesso, quindi diciamo il transessuale o comunque chi soffre di questo tipo di disagio, disturbo dell'identità di genere, invece il problema centrale non è chi mi piace, da chi vengo attratto, ma come mi sento io. E certo. E questa è la differenza, no? Questa è la differenza. Ha fatto bene a spiegarla. Sì, questa scandirla. È la differenza, perché appunto molto spesso viene confuso, mentre sono situazioni assolutamente diverse. Per travestitismo cosa si intende? Diciamo, travestitismo è un'altra situazione, un'altra condizione particolare. Di solito nella letteratura sono descritti gli uomini che si travestono da donne, però a scopo di eccitazione sessuale. Quindi il travestito è colui che appunto si traveste, quindi di solito per andare con altri uomini, quindi comunque nell'ambito di una sorta di contesto sessuale di gioco. Ed è una situazione che si può verificare anche, non so, o una volta a settimana o in un periodo preciso della propria vita. È una condizione diversa dal transessuale, quindi che non è una questione di usare l'abbigliamento femminile, quindi è una questione molto più profonda, che riguarda la propria identità. Quindi non è solo mettere la gonna, appunto, ma è cambiare il proprio corpo attraverso le terapie mediche. Il transgenderismo. Transgenderismo è un'altra situazione, di solito c'è l'onorevole Vladimir Lussuria. Ho sentito un suo intervento a Porta a Porta. Lei fa parte, appunto, è una transgender. Sì, non mi veniva il termine, quindi anche questa volta mi è venuto in assist, dottore. Sì. Grazie. È una transgender. Diciamo, il transgenderismo è anche un movimento culturale che vorrebbe andare al di là delle differenze tra maschio e femmina. Essenzialmente il transgenderismo è il transgender è colui che comunque vuole, ad esempio, appunto, presentarsi al femminile, fare la terapia ormonale, però mantenere i propri organi genitali. Questa è un po' la differenza con il transessuale o la transessuale, che di solito arriva all'intervento chirurgico e quindi cambia, diciamo, completamente l'identità, sia corporea sia anagrafica. Di solito il transgender, in un certo senso, rimane a metà, vuole rimanere tra i due sessi, quindi mantiene i propri organi genitali da un lato, però poi si presenta al femminile e sente a qualche livello di appartenere al sesso femminile dall'altro. Ah, quindi è una bisessuale anche, no? Non proprio, no. Perché è un argomento. Lo so. Sì, è un terreno minato. In effetti. Sì. Perché poi c'è stata anche la polemica dei bagni, no? C'è stata la polemica dei bagni. Sì. È perché una transgender, ecco, in quale bagno va? In tutti e due può andare. In un certo senso. Perché mantenendo i propri organi genitali è un maschio, no? Per la legge italiana è un maschio. È un maschio. Quindi, però è vestita da donna e quindi. Sì. Diciamo, per la legge italiana, avendo documenti al maschile e avendo gli organi genitali maschili, sì. Come hanno risolto questo problema? Ecco, sinceramente, non lo so. Poi, come è andata a finire? Come è andata a finire? Vabbè. Salutiamo l'onorevole Vladimir Lussuria, e sicuramente avrà questa trasmissione. No? Mi fa piacere. Sì, faremo recapitare. Anche perché l'onorevole Lussuria ha presentato dopo tantissimi anni una nuova legge, quindi che modifichi la legge dell'82, quindi una nuova legge che va verso un'apertura verso i diritti civili di queste persone. E per questo la ringraziamo tantissimo. Assolutamente. Purtroppo non c'è stato modo di farla approvare per le vicende che tutti conosciamo. Certo.
Ed in ultimo il transessualismo, ecco. Diamo spiegazione di quest'altro termine che spesso si sente in televisione, no? Però c'è tanta confusione. Sì, noi usiamo in maniera indistinta il termine appunto transessualismo con disturbo dell'identità di genere. Cioè, a livello scientifico, a livello della comunità scientifica, non esiste più il termine transessuale, quindi che è stato appunto sostituito da persone con disturbo dell'identità di genere, però alla fine possiamo considerarli come sinonimi. Purtroppo la confusione terminologica è una confusione presente in tutti i contesti. Quando andiamo a fare formazione ci mettiamo anche 2 ore per fare tutte le distinzioni di cui abbiamo parlato qua. Sicuramente sarà utile questa trasmissione, questo programma, che abbiamo potuto realizzare grazie anche all'indicazione di Massaro. Allora, abbiamo davvero terminato, dottor Chianura. Io intendo ringraziarla tantissimo per questa sua partecipazione e vi ricordo che questo programma è possibile riascoltarlo sul sito, poi casomai se lo segnerà da qualche parte, certo. Lo annoterà, dottor Chianura, www.enzocoletta.tv.it. Si va sul tasto audio video e si trova la puntata di Chiari di Luna di oggi, che appunto affronta questo delicatissimo argomento. Oppure si può riascoltare sulla web radio del gruppo AB Channel di Sky, canale 920. Allora, grazie a Emiliano Bucci che ha curato la parte tecnica, e da Enzo Coletta a voi tutti appuntamento alla volta prossima. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Avete ascoltato Chiari di Luna, un programma ideato e condotto da Enzo Coletta. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Fame, ay, ay, ay.